Ampas nel pieno di una sfida, di una necessità di discutere, di stare insieme, di confrontarsi per due eventi che si inseriscono in parallelo. La grande sfida della riforma del terzo settore, delle sue conseguenze operative, di una situazione che peraltro in questo momento è in stallo e che vedrà successivamente, sulla base dell'andamento elettorale, una velocizzazione o forse dei cambiamenti. Tutto questo rimane ancora un'incognita, ma intanto si inserisce nel nostro naturale percorso precongressuale, in quanto a novembre gli attuali organi ANPAS nazionali e conseguentemente una quota parte di quelli regionali sono in naturale scadenza. Quindi è un momento importante di parlare, di discutere, di confrontarsi. Abbiamo già cominciato agli inizi di febbraio con una prima riunione tra il Consiglio nazionale e i presidenti regionali che abbiamo voluto dedicare all'architettura di ANPAS di fronte alle sfide del futuro della riforma del terzo settore. Un momento più allargato lo vogliamo fare adesso, a fine marzo, il 24-25 marzo 2018 a Bologna con la conferenza di organizzazione aperta ai vari livelli della dirigenza associativa, rispetto quindi ai comitati regionali, ai consiglieri nazionali, ai presidenti, a tutte le persone che vivono l'ANPAS per farli discutere insieme in sottogruppi per poter avere, come dire, la possibilità a tutti di confrontarsi, di parlare, di dire la propria su quegli elementi determinanti che pensiamo sia necessario definire proprio insieme. Sono tre aspetti: il ruolo e l'identità delle pubbliche assistenze di fronte al futuro. Noi c'eravamo molto prima della 266 del 91, c'eravamo ovviamente prima di queste nuove disposizioni, quindi dobbiamo capire come inserirsi, come sfruttare questa nostra voglia di essere nella comunità alla luce delle disposizioni, ma anche il ruolo delle strutture regionali fondamentali di connessione col territorio, con le pubbliche assistenze e poi l'impegno che queste nuove disposizioni di legge ci chiedono o comunque opzionalmente di attuare, cioè quello delle verifiche e dei controlli, che io credo al di là della grossa responsabilità che eventualmente, se così il Congresso deciderà per il prossimo futuro, è un elemento che ci deve caratterizzare, perché ANPAS era una rete prima della nascita di reti. Oggi la riforma ha specificato il ruolo di questi enti di secondo livello che fanno da traino di facilitatori sui livelli del territorio, ma anche di controllo e di trasparenza. Noi lo sappiamo che nel mondo dei servizi sociosanitari, di questa quota di volontariato organizzato, non noi, e questo se dovesse succedere sarà pesantemente sanzionato, si fanno delle cose brutte, delle cose irregolari che rovinano l'immagine di tutti i nostri volontari che tutti i giorni, insieme ai collaboratori e ai dipendenti delle nostre pubbliche assistenze, svolgono un lavoro importante, ma soprattutto sono una palestra di democraticità, di condivisione, di cittadinanza attiva e quindi i controlli sono fondamentali soprattutto per i nostri, per poter a testa alta in ogni momento essere in un confronto con le istituzioni ai diversi livelli regionali, comunali, ma soprattutto nazionali, ma anche europei, in modo da poter dire che gli associati ANPAS, i volontari, le volontarie ANPAS sono persone che hanno a cuore la propria comunità, la propria realtà, ma soprattutto il bene comune, che è l'elemento peculiare. Quindi un appuntamento importante di discussione e di condivisione il 24-25 marzo 2018 a Bologna. Vi aspetto numerosi.